Ciao Mario. Pronto? Pronto Matteo? Sì. Matteo, buonasera. Allora, ti ha spiegato tuo fratello un po' la situazione, che ho parlato con lui prima? Sì. Stai tranquillo. Sì. Quanti anni hai, Matteo? Quanti anni ho? Sì. 8 anni, ok. Dobbiamo fare prove e domande per capire se sei un potenziale concorrente, va bene? Mm. Nella costellazione di Orione, quante stelle compongono la cintura di Orione? Semplice. 16. Quante? 16. 3. 3. 3 per 4? 3 per 4 è 12. Meno 6? 6. Meno 3? 3. E perciò, facendo questo ragionamento, arrivava alle punte delle stelle, capito? Allora, quale metallo pesante è utilizzato per i filamenti delle lampadine? Il tungsteno, già lo sapevo che non lo sapevi. In quale disciplina Bob Beamon stabilì in Messico nel 1968 un record mondiale che resistette per 23 anni? Facilissima questa, elementare. Salto con l'asta? Salto con l'asta? No, sì. Salto in lungo, per poco. Ora noi ti passiamo uno dei bambini che è già stato scelto, ok? Mm. Tu dovrai fare delle domande a questo bambino e vediamo se questo bambino sa le cose. Pronto? Pronto. Ciao. Ciao, ti chiami Mario? Sì, tu come ti chiami? Io Matteo. Ciao Matteo. Ciao. Allora, mi hanno detto questi che mi devi fare delle domande. Sì, sono una donna. Io sono bravissimo su tutto. Su tutto? Sì. Ma devo fare una domanda tipo sui giocattoli. Sì, vai. Sui giocattoli. Come si chiama il nemico di Spider-Man? Ulisse? Ulisse? Sì. No, si chiama Robin? Non lo so. Un'altra domanda. A te, tipo, che domanda ti piacerebbe? No, non so se... Domande sull'astronomia. Come? Astronomia! Una domanda sull'astronomia? Sì! No, io l'ho fatta prima il signor. Quante sono le stelle della cintura di Orione? Allora, fammi fare un conto. 3 più 3, 6. 6 più 12, meno 6. Sono 3! Bravo! Grazie! Come? Allora, come? Capoluogo di provincia! Non è una domanda. Ok, non è una domanda, ok. Con cosa si fa la carta? La cacca? Cocculetto! La carta! La carta? Allora, com'era la canzone? Per fare l'albero ci vuole il pepe. Per fare il pepe ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il telefono. Per fare il telefono ci vuole la birra. Per fare il mouse ci vuole l'iPhone. Per fare l'iPhone ci vuole mamma. E allora l'albero, dopo queste considerazioni, si fa sicuramente con l'albero. L'albero si fa con un altro albero che ti fa la carta. Mm-hmm. Ok, yeah. Il legno sarebbe? Come? Il legno. Sì, con la carta si fa con l'albero, che è il legno. Me la canti pure tu sta canzone, perché non l'ho detta bene. Io non la so la canzone, so solo che si fa con la... Ripeti assieme a me. Allora, per fare l'albero... Albero. Ci vuole il pepe. Ci vuole il pepe. Per fare il pepe ci vuole l'albero. Per fare il pepe ci vuole l'albero. Da quante ore sono fatte? Sono fatti 3 giorni.
Quanti ore sono fatti? Tre giorni. Ma... tre giorni. Aspetta un attimo, ti devo dire una cosa. Lo sai che se non rispondo bene a tutte le domande tue, non mi prendono per la trasmissione? Ah, mi dispiace. Com'è la domanda? Dimmela. La domanda è da quanti giorni? Da quante ore sono fatti tre giorni? Allora, aspetta un attimo. Pronto Matteo? Pronto? Allora com'è andata con il nostro Mario? Bene. È intelligente? Sì, alcune non le ha indovinate. Tipo quale non ha indovinato? Quante ne ha indovinate e quante ne ha sbagliato? Perché spero che hai sentito il nostro autore che ti ha detto di segnarle, no? Se non lo dici ora è proprio un'eliminazione diretta non sapere questa cosa. Cioè quante ne ha indovinate e quante no? Anche se la dimmi il numero. Ehi! Non lo sapevo. Mannaggia la miseria. Questo è un provino. Matteo, tu non l'hai mai fatto il provino? Io un provino? Un provino? No, non l'ho mai alla, fatto. Alla fine che cos'è un provino? È una prova piccola, no? Sì, è una prova. E lo dice la parola stessa, provino, segnarsi le cose. No? Prov, dal greco, segnare. Ino, le cose. È latino, sì. Latino e greco insieme, queste sono lingue romane. Vabbè, ti assolvo da due peccati. Stasera mi fai tre Ave Maria e tre Padre Nostro, va bene? Ok.